L'avete sentito 20.000 volte, però insomma due parole giusto per introdurlo. Allora, si tratta ovviamente del vino dolce più famoso al mondo, prende il nome appunto da questo castello della famiglia Savage di Chem, che nel 1795 sposò, appunto la contessa sposò il Amédée de Lourdes Salus, che morì pochissimo tempo dopo, ma fece in tempo appunto a dare il nome alla famiglia, che tuttora appunto sull'etichetta porta Lourdes Salus, che è appunto il nome della famiglia proprietaria dello Château di Chem. Già era leggendario già ai tempi del 1855, quando la famosa classificazione del Grand Cru di Bordeaux fece per i Sauternes una classificazione similmente agli altri subappellation del Médoc, in Premier Cru Classé, Deuxième Cru Classé, e dovette inventarsi un Premier Supérieur per Château di Chem, che non era, diciamo, non solo buono come i più buoni Sauternes, ma qualcosa di già all'epoca addirittura superiore. Già all'epoca ovviamente era un prodotto per pochi, e la tenuta è sempre stata grandissima, 113 ettari, roba che normalmente dovrebbe dare luogo quasi a 500.000 bottiglie. Invece ovviamente le rese in casa del Château di Chem sono notevolmente più basse. Questa è una categoria di vini estremamente difficile da ottenere se si vogliono ottenere certi standard qualitativi, e estremamente costosi, tant'è vero che neanche il Château di Chem appartiene più alla famiglia Lourdes Salus, ma come sapete qualche anno fa è entrato nella galassia LVMH, cioè Louis Vuitton, Moët Chandon, NC, quindi un grande conglomerato del lusso made in France, che consente a Château di Chem di rimanere a questi livelli qualitativi, perché nonostante quanto costa non ripaga tutti gli anni le spese. Quello perché, a parte che costa per una serie di speculazioni, perché chiaramente in uscita dallo Château non costa, non lo paghiamo 400 euro, io ovviamente pago qualcosa di meno, ma chi me lo vende a me è diciamo c'è una sorta di altro che i fagiolini, il zucchino, il pane, qui quintuplica ogni passaggio il prezzo, e quindi chiaramente lo Château di per sé è quello che ci guadagna meno dalla vendita di questi prodotti. Quindi anche se non lo troviamo 1000 euro, di questi 1000 euro allo Château ne sono andati se no 100, 150 esagerare. Quindi sono dei prodotti che nonostante quello che sul mercato hanno sono beni di lusso, ma alla fine è difficile da produrre. Quello perché da questi 113 ettari, dunque il territorio ovviamente sapete, la muffa nobile, la Botrytis cinerea, attacca le uve e prospera nelle uve e non le distrugge, solo in particolari condizioni che si trovano lì nelle Grave, nel Médoc. Praticamente ci vuole la mattina e la notte, ovviamente umidità, la bruma, la nebbia mattutina, però ci vuole caldo durante il giorno e vento che spazzi via la nebbia e asciughi durante il giorno l'uva. Quindi che la muffa sia costantemente costretta a diciamo consumare i liquidi dell'acino e non a utilizzare quelli dell'area circostante, di prosperare, vegetare sul chicco, e alla fine la muffa avrebbe sopravvento e mangerebbe tutto il chicco. Invece in queste condizioni in cui la muffa sopravvive ma a stento anche lei, si crea questo particolarissimo rapporto in cui è quasi una simbiosi fra l'acino e la muffa, che sopravvivono a stento tutte e due fino ad arrivare a un punto magico che è appunto l'appassimento ideale, in cui cosa succede? Gli oltre 100 raccoglitori selezionatissimi nel corso degli anni che vengono chiamati dai Lourdes Salus per raccogliere questi grappoli, vanno nei vigneti e fanno la cernita. Però la cernita non è come quella appunto la vendemmia normale, che sì, questo no, questo bollo piglio domani, o anzi no, non lo piglio. Qua giù puoi solo permetterti, per avere certa qualità, di prendere solo il grappolo perfetto, e chiaramente il grappolo perfetto non sempre ce n'è uno per ogni ceppo, spesso è necessario provare a ripassare qualche giorno dopo, ma magari quello del giorno dopo ci poteva sembrare buono è ammuffito completamente. Quindi ogni tentativo si chiama trees, sono tutti varie discese in campo per raccogliere i grappoli migliori. Il problema è che queste 100 persone, queste a volte sono 10, 15, quindi c'è 100 persone che per un mese se ne stanno a Château di Chem, beati loro, ma chi deve cucinarli, starli dietro, ospitarli, eccetera, chiaramente o li regala a tutti a fine vendendo una bottiglia, oppure insomma non è che li può chiedere di pagare il pernottamento. Quindi il grosso costo di manodopera, al di là di quella classica durante l'anno,
a livello della raccolta è grandissimo, perché poi non è che puoi prendere, scusate, il primo extracomunitario immigrato, dargli 5 euro e fargli raccogliere l'uva. Ti ci vuole una persona che se ti ci comincia a mettere grappoli non adeguati ti rovina un'intera botte, un'intera partita di ciò di chien. Quindi ci vuole gente, praticamente come 100 enologi che li mandi nel vigneto a raccoglierti l'uva. Quindi capite bene che ma non solo i chem lo fa anche Petrus per esempio, però chiaramente sui vini secchi è meno difficile, si fanno meno passaggi. Aceto di chem se ne fanno tantissimi, a volte anche fino a 14, quindi i costi stratosferici. Quindi tant'è che quello che vi sarà servito nel bicchiere, tenete conto, è il prodotto di un ceppo, mediamente di un ceppo, quindi una pianta intera serve per fare quello che avrete nel bicchiere. Quindi il costo va di pari passo a questo, e poi la pregiatezza del liquido ne fa anche una materia di investimento, perché è un, per esempio, se ne assaggiano tuttora alcune annate dei primi anni del Novecento e sono ovviamente fantastiche, perché il vino è protetto, l'uva ovviamente passita, muffita, l'alcol, la quantità di zucchero lo preserva tantissimo. L'annata, per esempio, Mirabilis, più famosa di tutte, più costosa, più famosa, è 45, vuoi perché era finita la guerra, vuoi perché simbolo della rinascita francese dopo le rovine della guerra mondiale, vuoi per tanti motivi, ma è stato l'Ichem col più alto estratto secco della storia. Quindi un concentratissimo, denso, ricco di sentori particolari e tuttora il punto di riferimento. Io non l'ho mai assaggiato, né conosco nessuno che l'abbia assaggiato, ma da quello che si legge in giro deve essere un'esperienza quasi mistica. Comunque un'esperienza che si ripete però praticamente quasi per tutti gli anni, se si ha la pazienza di aspettarlo. Anche qui c'è chi dice no, io un Ichem che l'abbia almeno 20 anni non mi ci siedo nemmeno. Noi qui non ha nemmeno insomma 10 anni, quindi siamo abbastanza criminali. Però è anche vero, come tanti vini, che è vero che bisogna aspettare, però se non siamo in ogni fase, in realtà, ed è vero che ci sono di chiami forse più che altri vini, ha qualcosa da dirci. Non è che stasera è un incompiuto, ecco, non è che stasera lo assaggiate, semplicemente fra 20 anni è molto diverso, è molto particolare. E vale la pena aspettarlo perché sviluppa dei profumi che nessun altro vino dopo 20 anni riesce a dare. Però stasera sarà buonissimo, credo, anche stasera. Ecco, quindi l'esperienza è comunque questa sera. Magari la prossima degustazione la facciamo aggiungendo uno zero al conto e comprando qualcosa di 20 anni, di 20 anni più vecchio. Però ecco, insomma, si può sempre fare. Però giustamente dice sempre io, è inutile cominciare a assaggiare cognac e bere un Louis Frère che costa 110 euro 3 centilitri. Conviene cominciare a bere Rémy Martin, cominciare a bere l'NSI e poi piano piano arrivare a certi livelli. Quindi stasera muoviamo i primi passi nel mondo di Chem, augurandoci di poterlo gustare un pochino più evoluto.